Questa Honda Hornet 2023 rappresenta alla perfezione una nuova giovinezza di Honda. Devo essere sincero, non me l'aspettavo. Volevo questo motore, lo volevo provare. Officina del pilota, moto, sono tornato, Tony Hangar, Antonio Gargiulo. E visto che il 2022 è iniziato con una Honda, iniziamo il 2023 con una Honda. Prima volta che porto una moto nuova. Così, per strapazzare questa nuova Hornet 2023 sono venuto da Speedmaster, la concessionaria Honda ufficiale di Arezzo. La passione è tantissima e deriva per entrambi da quando eravamo veramente piccoli. Noi ci siamo trovati poi in età un po' più matura come amicizia e poi abbiamo trasformato questa amicizia in unione lavorativa che poi ha prodotto questo. Apriamo le danze, è arrivata la primavera, Honda CB 750, nome storico. La prima volta che una Honda utilizzò questo nome era il 1968, fu presentata nel 1968, poi commercializzata l'anno successivo. La prima superbike su strada era una 4 cilindri 7,5, mostruosa ma gestibile. Questo è un nome glorioso, qui torna un CB 750, questa volta i cilindri però sono due e la Honda ha scelto di accoppiarlo a un nome storico, soprattutto per l'Italia e il mercato italiano. Hornet, è tornato il calabrone. Ma ragazzi, sto motorone qui nuovo, porca miseria, questi 92 cavalli, spinge, 75 Nm di coppia a 9500 giri, che è tanta roba. 190 kg in ordine di marcia con il pieno. Il cambio è elettronico, è un accessorio, 290 euro, euro più, euro meno, straconsigliatissimo. Grazie al comando Ride by Wire permette alla cella di carico di staccare la corrente e di snocciolare le marce una dietro l'altra. Quando invece sei in scalata, il blip ti fa aprire le valvole leggermente in modo da farti la doppietta in automatico e bam bam entrano una dietro l'altra. Montatecelo perché è una goduria pazzesca. Moltissimo la sensazione che dà, usciamo forte, scollettiamo e fichiamo la quarta. Il cambio elettronico, ragazzi, accessorio imprescindibile. Questa Hornet va comprata con questo cambio perché è una bomba. Ma come avete fatto a montare un cambio così su una moto da 8.000 euro? Voglio entrare nel mondo delle sportive, voglio ritornare nel mondo delle sportive senza spendere un patrimonio, con il giusto compromesso, con il miglior rapporto qualità-prezzo. Che cosa compri? Prezzo franco concessionario 7.990, con qualche accessorio, ma anche se vi sbizzarrite, diciamo che tra uno sconto e l'altro, io direi di parlare di 8.000 euro. Tanta qualità, che qualità! Solida, confidenziale, addirittura comoda, però se ti appoggi sulle pedane e spingi, godi, mi ha fatto tornare la voglia di giocare tra le curve. Sentite questi 92 cavalli espressi da questo bicilindrico, manovellismo a 270 gradi, un classico, spazi ridottissimi, ormai la tipologia di motore che fa da padrona, ma la Honda ha atteso, è arrivata e ha preso a schiaffi tutti, 92 cavalli. Più passa il tempo, più noi siamo innamorati del marchio Honda, ma come non solo filosofia del marchio, che poi viene portata veramente costantemente anche nello sviluppo dei prodotti, ma è proprio una passione per gli oggetti, tra virgolette, Honda. Poi Honda in questi ultimi anni ha sviluppato dei motori con delle tecnologie veramente incredibili, quindi siamo passati dalla perfezione asettica che qualche motociclista ogni tanto critica, no?
ha invece una perfezione che muove l'anima, che ti emoziona, che ti dà quella scarica di adrenalina che non è solo dovuta alla potenza o alla prestazione, proprio al comportamento della mocetta. E quindi, per esempio, l'Hornet, no? Che stiamo presentando in questi giorni, in questi mesi, l'Hornet è passata da un 4 in linea, un bicilindrico, tanti detrattori si sono chiesti il motivo per il quale questa mocilletta dopo anni avesse travisato completamente lo spirito. Mm-hmm. Tu proverai l'Hornet e poi ci saprai dire. Eccola, ce l'andiamo a guardare un po' più da vicino, questa Honda Hornet di Speedmaster. Consumo medio 6,1 litri su 100 km, l'ho strapazzata abbastanza, moto nuovissima, 400 km, ancora un po' da slegare, e però consuma decisamente poco, lo potete vedere, quindi super promossa anche da questo punto di vista. Queste plastiche qui là di Honda ti fanno capire perché anche, ma è molto solida, però ovviamente per una moto da 8.000 euro da qualche parte il compromesso ci deve essere. Mi piace farvi vedere anche la finitura grigia con questo effetto controluce. Devo dire che illuminata bene questa moto, anche grigia, non è per niente male. Il faro è lo stesso, family feeling. Ve lo accendo anche perché è bellissimo. L'iniezione che fa il suo lavoro e il faro che si accende. Devo dire che questi quattro punti di luce a LED sulla Hornet non mi dispiacciono affatto. Che vi devo dire? Provatela. Motore che canta veramente in una maniera eccezionale. Avete sentito come spinge anche in quinta, quanta coppia? Questa è la cosa più bella di questa moto. E andiamo a godere a staccare. Poi in fondo quando ci stai sopra una moto del genere, la guidi, godi. Mica te la guardi! La caratteristica del bicilindrico, la senti proprio, una tonalità che è gradevolissima, piacevolissima e anche abbastanza accattivante proprio. Suona bene. Assolutamente. Sta moto è bella perché è concreta, è vera, quindi poi la guidi, te ne innamori e inizi a piacerti sempre di più. Non provatela ragazzi, altrimenti fate una figuraccia come me, vi dovete rimangiare tutto. Non perché io non abbia fiducia in Honda, ma perché un po', lo sapete, amo le Young Timer e quindi Hornet per me significava quattro cilindri e invece sbagliavo, perché Hornet in realtà significa moto facile, godibile, in tutti i contesti, sportiva. Di sicuro va cambiato questo portatarga, va preso uno più snello, va alleggerito il posteriore, che non è brutto e non è così malvagio, di sicuro nella parte più sexy. Questo scarico è lo stesso della Transalp, il motorone idem, ed è giusto che sia così. E la seconda cosa che cambierei, scarico intero, voglio uno scarico completo, deve urlare e deve essere una teppista anche lei. I freni, doppio disco 296 mm all'anteriore, dischi a margherita per gli appassionati della botanica, pinze radiali, 4 pistoncini e pompa tradizionale, pure frena tantissimo. Il nuovo loghettino con il calabrone, le forcelle sono Showa 41 mm, non regolabili, anodizzate, così come il telaio in tubi d'acciaio e piastre di acciaio a diamante, con il motore come elemento stressato, pesa solo 16,6 kg questo telaio. Mi piace molto l'anteriore, così non cambierei nulla se non gli specchietti, le frecce sono ben integrate. Questi nottolini, bilancieri, i pesi in fondo ai semi manubri sono molto belli, ricavati dal pieno Honda, costano 85 euro, questo è un optional. Altro optional montato su questa moto, il mitico cambio di cui vi ho straparlato, cambio elettronico ragazzi, obbligatorio. Questo esemplare monta anche questa sella con impunture rosse ed Alcantara, non male, bellina, su questo grigio non è che mi ci dica tantissimo, sicuramente come vi dicevo prima, così come per i nottolini, se la scegliete bianca e rossa o nera e rossa, che è veramente cattiva sta sella, ci sta veramente bene. Accessorio che costa mi sembra 147 euro circa, quindi attorno ai 150 euro. Altro accessorio montato, codone monoposto, molto bellino da mettere, anche perché costa poco più di 200 euro, mi sembra sui 230, accessorio consigliato più che altro perché esteticamente snellisce la moto, mi fa capire che voi siete uno duro, uno serio, che non porta in giro le zavorrine perché deve andare lì a scannare. Poi tra l'altro su Honda si sta comodi, la triangolazione dei punti di contatto, sella, pedane e
manubri, funziona sempre. Quattro motivi per cui comprarla. Sono partito pieno di pregiudizi e sono tornato a casa con un sorrisone così. 1. Motore clamoroso, leggerissimo, compatto e tanto tanto potente. 2. Cambio elettronico a questo prezzo e come funziona. 3. Agilità, pesa poco, 190 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina. 4. Rapporto qualità-prezzo, 8.000 euro per una moto così. Ti mettono in difficoltà, 6 anni di garanzia, moto nuova, affidabilità Honda, ti diverti come un cretino. Mi mette in difficoltà. La compri? No. Perché non compro moto nuove ad ora, ma se volessi comprare una moto nuova con questo budget, sinceramente, per entrare nel mondo delle sportive, sei giovane? Comprala. Sei meno giovane e vuoi tornare su strada o magari farti qualche pistata? Comprala, perché per 8.000 euro io ho un gusto così difficile da trovare. Ringrazio Speedmaster Honda, concessionaria di Arezzo. Paolo e Roberto, i titolari, una passione smisurata a trovarne così come voi. Metti like, campanellina, iscriviti al canale e ci vediamo presto.